Facciamo la storia, questo lo slogan per la nuova stagione dell'Avezzano. Presidente Paris, questa volta non vi nascondete, puntate in alto, l'obiettivo è la promozione. Beh sì, non si va ad allestire una squadra del genere per nascondere gli obiettivi. Il mister lo sa, il gruppo anche. Partiamo per fare un campionato di vertice, speriamo di stare lì su fino alla fine e di giocarcela quando sarà il momento di avere l'opportunità per sfruttarla e fare nostra qualcosa di fondamentale per il calcio marsicano, non solo dal punto di vista calcistico ma anche dal punto di vista di promozione turistica del territorio. Per puntare in alto avete puntato ad un nuovo allenatore, una squadra largamente rinnovata. E a proposito di squadra, è chiusa la campagna acquisti dell'Avezzano o manca ancora qualcosa? Beh, vi do un'anteprima perché ovviamente non l'abbiamo neanche pubblicato sulle nostre fonti ufficiali. Abbiamo acquistato per un anno l'esterno sinistro d'attacco reduce dal campionato nel Barletta Saverio Pellecchia, che in Abruzzo ha giocato in Serie D con il Giulianova, e quindi con Pellecchia andiamo sicuramente a completare un reparto offensivo di prim'ordine. Si guarda la prossima stagione con fiducia, come mai la scelta di affidarsi ad Umberto Marino? Beh, Umberto è stato qualcosa che fa parte della parola empatia. Abbiamo subito raggiunto la sintonia, avevo parlato con tanti allenatori prima ma nessuno aveva deciso di scegliere l'Avezzano Calcio immediatamente, così in 24 ore. Umberto Marino l'ha fatto, quindi è partito da un progetto che è quello ambizioso della società, e ovviamente se le cose dovessero andare bene lo vedreste anche per la stagione successiva. In campo l'obiettivo è quello di vincere, fuori dal campo l'obiettivo è quello di riconquistare attraverso i risultati l'affetto anche della Curva Nord. Beh, questo sarà uno dei miei scopi di questa stagione, attraverso i risultati, attraverso le vittorie, attraverso le emozioni che danno i due colori, il bianco e il verde, portare la Curva Nord ad essere quella di una volta e ovviamente ad avere uno stadio pieno di avezzanesi, pieno di marsicani che vogliano veramente insieme a noi fare la storia.